Buongiorno a tutti, ricordiamo il fatto precedente brevemente, la morte, la morte di Stefano e anche l'apparizione della figura di Paolo che eh, teneva i mantelli, faceva guardia ai mantelli di coloro che lapidavano Stefano. E oggi troviamo ancora Sa Saulo, ci dice eh, che in quel giorno, al, capitolo, al versetto 1b, all'inizio della pericope di oggi, dice, in quel giorno vi fu una grande persecuzione contro la chiesa di Gerusalemme. Quindi scatta subito la persecuzione e Saulo cioè Paolo eh, è uno dei protagonisti di questa persecuzione. Leggiamo i versetti 1-3. In quel giorno vi fu una grande persecuzione contro la chiesa di Gerusalemme e tutti, ad eccezione degli apostoli, furono dispersi nelle regioni della Giudea e della Samaria. Uomini P poi portarono via Stefano, fecero un grande lutto per lui. Saulo intanto agiva con violenza contro la Chiesa, entrando di casa in casa e trascinando via uomini e donne, li metteva in prigione. La persecuzione è diretta alla Chiesa di Gerusalemme. Come sappiamo, la prima comunità cristiana nasce proprio a Gerusalemme. Gerusalemme che era il luogo del tempio ed era il centro nazionale del culto della religione. Ecco per, per capirci meglio, proviamo a pensare se eh, a Roma centro della cristianità ci fosse una setta che facesse molti proseliti in città e certo, non ci sarebbe una persecuzione violenta, cruenta, però eh, darebbe molto fastidio. E quindi da qui il fatto che la, la persecuzione inizia proprio quel giorno lì. E quindi non c'è stata solo l'uccisione di Stefano, ingiusta, ecco, senza eh, capo d'accusa ma eh, si inizia a fare un'operazione di pulizia contro i cristiani, che a questo punto sono, eh, sono reputati eh, dalla, dalla gerarchia religiosa come una setta non ortodossa, cioè che non, secondo loro non seguiva ecco, le, la retta dottrina. Un'altra un cosa che ci dice, eh, che è molto importante per ricordare appunto gli Apostoli, dice che tutti furono dispersi eccezione, ad eccezione degli Apostoli. E questo è molto significativo: eh, gli Apostoli, come li abbiamo già visti, sono decisi, coraggiosi, pieni di parrisia, di franchezza, di coraggio. E in questo momento addirittura rimangono a Gerusalemme insieme al loro gregge, insieme al loro popolo. E questo è un atteggiamento di grande coraggio. Ecco, qui vediamo veramente le, le guide della Chiesa, come dovrebbero essere quando c'è una difficoltà bisogna rimanere in prima linea, al fronte, non solo al fronte ma anche in prima linea, come era anche nella, nella tradizione de degli antichi. Ecco. Davide era molto amato perché nelle, eh, nelle guerre contro i nemici di Israele era sempre in testa, era in prima linea. Ecco, è un'immagine che, eh, che ci spiega anche l'atteggiamento degli Apostoli, qui certamente disarmati, però ecco, sempre in prima linea, in prima linea a, a partecipare ecco, alla, alla prova del, del loro popolo e anzi... Sicuramente, siccome erano conosciuti dalla gerarchia religiosa, a farsi carico loro stessi per primi del pericolo. L'altra cosa che dobbiamo rimarcare è che quelli che si erano che furono dispersi, che scappavano dalle loro case, ecco perché era iniziata la persecuzione, fuggono nelle regioni della Giudea a sud e della Samaria a nord. Ecco, la Samaria è, è importante eh, a questo punto perché eh, la Samaria era un territorio semipagano e, e, e dobbiamo seguire questa linea, come ho già detto precedentemente, cioè del fatto che poi vedremo che la Chiesa apostolica si dirigerà progressivamente verso il mondo pagano, come gli aveva detto il Signore, come gli aveva comandato il Signore. E, e poi c'è la, la sepoltura di Stefano, è un grande lutto portarono via Stefano, avrà Stefano una, una sepoltura decorosa insieme alla sua comunità e, e grande è il lutto della Chiesa perché perde una delle, uno dei suoi personaggi più, eh, più carismatici. Che però è diventa anche il primo martire. Stefano vuol dire corona, eh, si può anche darsi che questo nome eh, non fosse casuale, eh, essendo stato il primo martire ancora prima di Stefano che invece è... Eh, scusate, ancora prima di Giacomo, che è il primo tra gli apostoli a subire il martirio, vedremo successivamente. Il primo di Stefano come diacono e non apostolo, però è il primo il primo martire della Chiesa. Ecco poi vediamo la figura di Saulo che appare, ecco. Dice che agiva con violenza. Questo verbo, è un verbo vuol dire fare brutti maltrattamenti, usare maltrattamenti verso, verso i fedeli cristiani. Non dice che li uccideva, però li metteva in prigione. Per, per la resa di questo, di questo verbo, che, che, si, che in questo caso è, è nel, nel testo è usato con l'accusativo. Potete vedere questo riferimento, fate un, un fermo immagine e potete guardare voi, trascinava via don uomini e donne e li metteva in prigione. Ecco, almeno c'era ancora una parvenza di mh, una parvenza di di discernimento perché poi dopo queste persone probabilmente comparivano davanti al sinedrio e il sinedrio faceva il suo discernimento sulla dottrina cristiana poi non, non ci dice più niente di quello che è successo a queste persone Luca però eh, Luca ci tiene a, a dirci che eh, la parola eh, non può, ehm, ah, seppure è incatenata, la parola si diffonde ancora di più e, soprattutto, fa, fa impressione la Samaria, che, come ho detto, era un territorio semipagano. Andiamo avanti: quelli però che erano stati dispersi se ne andavano di, di luogo in luogo, portando il lieto messaggio della parola. Filippo, poi sceso in una città della Samaria, proclamava loro il Cristo e le folle prestavano attenzione unanimi a ciò che Filippo diceva mentre ascoltavano e vedevano i segni che faceva. Erano infatti molti coloro che avevano spiriti immondi che uscivano da loro gridando a gran voce. Anche molti paralitrici paralitici e storti. E storpi furono risanati, vi fu perciò grande gioia in quella città. Ecco, come ho detto sopra, la, par la parola si diffonde ancora di più. E, e qui Filippo si dirige in Samaria a proclamare: e, non solo Stefano, non solo Filippo. Scusate, sbaglio i nomi. Allora, quelli che erano stati dispersi andavano di luogo in luogo e invece che nascondersi continuavano a predicare la parola come aveva detto l'angelo agli apostoli vedete come la, la comunità reagisce alla persecuzione eh, seguendo l'esempio degli apostoli che erano in prigione l'angelo dice continuate a a trasmettere queste parole di vita vedete ancora una volta come la parola del vangelo eh, eh, risulta un po' il centro anzi risulta il centro della comunità è eh, la cosa più importante perché eh, eh, l'ascolto o il non ascolto della paro parola possono eh, determinare la vita e la morte si dice così il, il libro degli atti degli apostoli, lo vedremo al capitolo 10 nel discorso di Pietro. E poi c'è Filippo che invece va in una città della Samaria non identificata. E poi vedremo che la chiesa si, i fuggiaschi arrivano fino ad Antiochia, ecco ancora una volta vi... Eh, vi, vi suggerisco di tenere questa linea eh, esegetica ed ermeneutica per comprendere questo libro degli Atti degli Apostoli perché, come vedremo negli spunti, eh, si tratta eh, per, dei, per dei giudei israeliti di una, una, una svolta epocale, ma ne parleremo negli spunti. <coughs> e, Filippo proclamava loro il Cristo. E questo verbo l'abbiamo già visto altre volte, però eh, prendiamo qualche attimo <coughs> per comprenderlo meglio. Il verbo greco deriva dal sostentivo kirigma, che eh, rappresenta non è tanto un insegnamento, ma. Eh. E qui è, è come la proclamazione di un araldo del re, eh, che c'era un titolo: ecco, eh, probabilmente in, in questo kerigma, come si chiama, eh, si parlava di Gesù e poi della sua risurrezione, eh, di altre cose, ma molto brevemente. Poi eh, era la gente che eh, si metteva a ascoltare dopo il proclama, eh, la, la dottrina degli apostoli, in questo caso di, di Filippo. E infatti vediamo al versetto 6 che succede proprio così. Il cherigma ha una funzione di raccolta del popolo, e il popolo si raccoglie e comincia a prestare attenzione a quello che Filippo faceva quello che Filippo e eh, eh, quello che diceva. E, e ci dice il testo eh, al versetto 6 che le folle prestavano attenzione unanimi. Eh, è molto significativo questo avverbio. Eh, tutti zitti, tutti a guardare eh, Filippo, tutti ad ascoltare tutti insieme le, le sue parole. E poi anche a ciò che faceva perché faceva dei segni. Eh, abbiamo già visto questo termine precedentemente: eh, è un termine generico che indica eh, sia che sia un miracolo o un fatto, non, non, o un fatto sovrannaturale: è un segno che, mh, eh, che manifesta la presenza di Dio. Come vedremo poi anche dalle, dalle guarigioni. E, e quali erano questi segni? Ce lo dice il versetto 7. Eh, però eh, po possiamo leggere anche un passaggio del Vangelo che, ad esempio, nel Vangelo di Marco, nella finale, al capitolo 16, versetto 20 su succede quello che eh, c'è scritto anche nei vangeli cioè che gli apostoli quando partono per predicare dappertutto eh, mentre il signore dice il vangelo di marco operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Allora, secondo questo criterio, proviamo ad analizzare eh, le parole del versetto 6 e 7. Allora c'era un insegnamento, ma c'erano anche i segni. E i segni, ci dice il Vangelo di Marco, la finale, i segni accompagnavano la parola. Cioè la, la rendevano molto più efficace, attendibile e credibile. E, e la gente capiva eh, che, che era in atto eh, un qualcosa di sovrannaturale, non solo nei segni, ma anche nella parola. Perché c'erano degli eventi sovrannaturali che avvenivano e confermavano la veridicità della parola. Eh, e quali erano eh, i segni che faceva eh, filippo e filippo eh, si, si identifica eh, praticamente era era anche un esorcista si ci dice che c'erano persone che avevano spiriti immondi cioè vuol dire eh, posseduti o anche se non posseduti, eh, disturbati eh, dagli spiriti immondi. Ecco, potevano essere tutte e due le cose. E, e quando Filippo faceva l'esorcismo, questi spiriti gridavano a gran voce. Ecco, e questo è un grande segno di potenza divina operato tante volte, leggiamo nei Vangeli anche da Gesù, e la gente rimaneva stupefatta perché mai nessuno eh, aveva, poteva fare questi, questi segni, prima Gesù ma adesso gli Apostoli e poi anche Filippo che era uno dei sette diaconi. Vediamo anche un altro elemento che i diaconi predicano e fanno i segni anche. Vedete che ehm, Provvidenzialmente l'elezione dei diaconi ha messo in, in, in opera eh, dei doni spirituali che c'erano anche prima. Adesso finalmente questi, eh, questi laici, potremmo dire, sconsacrati, avevano il ministero diaconale, e però saltano fuori i, i loro doni spirituali, eh, 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 sia sulla parola che anche eh, per quanto riguarda le guarigioni e i segni del Signore. Poi, oltre agli indemoniati o, o ai disturbati, come si dice, c'erano anche paralitici e storpi, che furono risanati. Ecco, quindi c'è una sanazione delle infermità corporali, ma anche spirituali. Vedete, i posseduti. Si tratta di una, eh, di una patologia, se vogliamo chiamarla così, spirituale. E mentre invece i paralitici e gli, storti e gli storpi era una patologia eh, eh, corporale che riguardava eh, appunto una, una malattia eh, del corpo. E furono risanati. Ecco, vedete che c'è il verbo al passivo. Si chiama passivo teologico perché ci indica che a operare non è tanto Filippo, non dice molti paralitici e storpi, Filippo li guarì, ma dice furono sanati, è Dio che opera. E Filippo è un, è un servo del Signore, è un uomo di Dio e quindi Dio agisce con lui. Concludiamo al versetto 8, ehm, l'effetto dell'azione divina che ho spiegato appena adesso. Che cos'è una grande gioia? Perché la gente veniva liberata sia dal punto di vista spirituale, che, da, che dal punto di vista fisico, delle malattie del corpo. Quindi. È anche una grande gioia oltre alla rivelazione perché questa gente tocca con mano la presenza di Dio tra di loro in questi momenti attraverso appunto il diacono Filippo, attraverso un inviato di Dio che è venuto a loro per predicare e per liberarli. Qualche breve spunto, perché molti accenni li ho già fatti, però mi preme ricordare il fatto che la parola, seppure perseguitata, si diffonde ancora di più. Qui c'è un, una situazione provvidenziale, come abbiamo detto precedentemente in qualche luogo, che Dio riesce a... Trarre dal male anche il bene. Ecco, abbiamo visto che la parola eh, nella, nel libro degli Atti degli Apostoli è un po' è molto messa in evidenza come primato, la parola e la, la preghiera. Tutte e due ce lo dicono gli Apostoli. E poi c'è eh, l'inizio un inizio che non è scontato affatto, un inizio di predicazione dei cristiani ai pagani. Sapete che nell'Antico Testamento, l'ho già detto precedentemente, comunque lo ricordo, era proibito frequentare i, i pagani, perché il mondo pagano idolatra, eh, nel mondo pagano si commettevano delle cose abominevoli. E quindi era proibito, lo dice tantissimo anche la Bibbia, era un divieto dato anche da Mosè, da Dio attraverso Mosè. Israele doveva, non doveva immischiarsi, frequentare i pagani perché tante volte è successo nella storia del popolo di Israele che questa frequentazione con il mondo pagano li portava all'idolatria e a dimenticare la legge del Signore e questo è successo in tante volte nella storia di Israele tanto che poi Dio decide di punire Israele con la disfatta nazionale e la deportazione in Babilonia perché anche gli ebrei erano diventati idolatri e facevano cose abominevoli ci dice il Salmo 106 che sacrificavano i loro figli e le loro figlie ai demoni, perché dietro agli idoli c'era il demonio. Ecco, questa è una parentesi. Quindi vedremo poi, eh, seguiamo anche questa linea ermeneutica per, com per comprendere meglio il libro, perché poi vedremo l'incontro di Pietro con un pagano, il centurione Cornelio, poi vedremo la prima chiesa di Antiochia e poi vedremo anche Paolo che con decisione si volgerà verso il mondo pagano. E ma per, perché avviene questa svolta epocale per Israele, cioè di volgersi al, al mondo pagano? Perché c'è scritto anche nell'Antico Testamento, in tanti luoghi, che il Dio Creatore ecco, si sarebbe manifestato a tutte le genti. Il progetto di Dio è quello che è ancora in atto attraverso la Chiesa e non è finito. Quando si compirà la corsa della parola di Dio in tutto il mondo, allora ci si avvicinerà alla fine. Alla fine della storia dell'umanità. Questo ce lo dice la Bibbia sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Ecco allora invito ancora una volta a tenere presente questo movimento del libro movimento narrativo e a, e a considerare appunto questi questi elementi che il testo poi vedremo ci chiarirà eh, progressivamente nelle letture che, che dobbiamo fare tra un po'. Ecco, poi l'altro spunto, ho già accennato che gli apostoli e anche Filippo, come abbiamo letto oggi, hanno la, la possibilità di, di donare la, la libertà e la, e la guarigione al popolo. Abbiamo visto che eh, sia una guarigione materiale, fisica, ma è anche una guarigione spirituale: quindi salvare l'uomo tutto intero. E questo è meraviglioso, ecco, le, le potenzialità che ha la Chiesa di liberare l'uomo dal potere di Satana e di guarirlo in tutti i sensi. E questo veramente dobbiamo, eh, dobbiamo meditarlo, eh, e la Chiesa ha tutte, tutte queste modalità anche oggi, e poi vedremo perché. Eh, io però volevo, volevo dirvi che. Il verbo guarire, rafà in, in ebraico, vuol dire sia guarire a livello spirituale e guarire anche in senso fisico. Vuol dire la guarigione totale dell'uomo, già la parola un verbo ebraico che vuol dire tutte e due. E questo ci fa capire qual era la nozione eh, di, di salvezza e di liberazione che era entrata nella mentalità prima di Israele e poi anche de, degli apostoli che erano giudei israeliti. Ecco, eh, la guarigione dalle turbe e, e dalle, dalle minacce, dai fastidi di Satana che, che ci tenta eh, appunto con delle suggestioni, ma anche la, la guarigione fisica. Leggiamo un testo eh, che vedremo prossimamente perché ci dà la stessa spiegazione. Io non, non l'ho detto da me, ma mi riferivo a questo testo che poi volevo leggervi. Più avanti, no, eh, sì, più avanti San Pietro dice: Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Ecco, e dice con lui, e adesso vediamo che è con Filippo, come abbiamo visto che Dio è con gli apostoli e con tutta la comunità. Allora eh, concludo ecco, che l'opera della Chiesa è un'opera di Dio e quindi ci vuole la fede, vedere quello che Dio fa prima di iniziare le nostre attività all'interno della Chiesa, avere uno sguardo di fede, come diceva Sant'Ignazio di Loyola, più che con considerare quello che devo o non devo fare io, la cosa importante è vedere quello che fa Dio, le strade che Dio eh, ci apre. Quando eh, il Signore in qualche modo provvidenziale ci dà qualche segnale, ci apre una porta. E quindi, eh, altrimenti, diventa una. La Chiesa, se non, non c'è questa prospettiva di fede, la Chiesa diventa un'ONG e niente di più. Certo che può fare tanto bene, ma non è, non è la volontà di Dio necessariamente, è un buon proposito. Ma forse Dio ci chiede di fare anche qualche altra cosa, soprattutto la predicazione della parola. Che, come ho già detto tante volte nel libro degli, degli Apostoli, è in grande evidenza, o meglio, preminenza e guardate che anche i segni e i miracoli oggi non ne parliamo più ma non vuol dire che non ci sono ci sono ad esempio a Lourdes sappiamo tutti uno che un po' conosce i pellegrini oppure gli operatori possiamo anche conoscere queste cose dai, dai testimoni oculari, ecco. ma ci sono sempre stati nella chiesa, anche Padre Pio ha fatto tantissimi miracoli. Ecco, io mi ricordo che ho conosciuto una, una signora che era nata eh, con, eh, con una malformazione in una caviglia e i suoi genitori l'hanno portata da Padre Pio. E Pio l'ha guarita. Poi la cosa era talmente risaputa da tutti che prendevano in giro questa qua, che era stata guarita da Padre Pio, gli dicevano sì, ma Padre Pio ti ha, ha guarito eh, la caviglia, ma non ti ha guarito la testa. <ride> e glielo, la prendevano in giro perché era una cosa risaputa, ma ne dico uno, Padre Pio ne ha fatti tantissimi. Ma il problema è che non se ne parla. Sui giornali non si fa menzione di queste cose. Io mi ricordo una volta vidi un articolo che parlava di una guarigione a Lourdes e che era stato certificato dai medici, una guarigione per la quale la scienza non poteva dare una risposta. Eh, però eh, il, il giornalista ha concluso dicendo sì è vero, la scienza non può spiegare tutto, tutto lì, eh, però eh, non teneva conto eh, che la guarigione era avvenuta perché c'era stata un'istanza, una richiesta fatta in un santuario. <ride> Io sono segretario di un santuario e quindi delle volte mi, telefona, mi telefonano i pellegrini, non so, per una messa così, ma si sentono, qualcuno racconta la sua storia e si parla di grazie, per cui poi i pellegrini fanno, eh, appendono nel corridoio questi ex voto, ma qualche volta anche, ci sono delle guarigioni inspiegabili, eh, ma avvengono dopo una richiesta fatta qui al santuario. Eh, guardate che a Mezzugoria ci sono alcuni che hanno raccolto eh, tutti i miracoli che sono successi in questi 30 e passa anni e li hanno certificati. Eh, sono, sono circa 600, 600 casi. Poi ci sono tutti gli altri, tutte le grazie ricevute, che quelle sarà un numero sterminato. Quindi eh, poi bisogna anche essere positivi ecco, e anche consolati dal fatto che queste cose ci saranno sempre perché Dio è, è sempre con noi, è sempre con la sua Chiesa e non l'abbandonerà mai, come dice il Signore. Ma anche capire, sapere, constatare che tutti questi mezzi Ce li ha la Chiesa, ecco, noi abbiamo eh, il ministero della riconciliazione, quello forse il più importante, però c'è anche l'unzione degli infermi, ci sono le preghiere di guarigione. Ecco, ma tutto questo però dipende dalla fede, sia del ministro e sia del postulante. Ecco concludo. Ripetendo una cosa che ho già detto po poco prima, ecco, queste cose sono opera di Dio e quindi il Signore può operare se trova la fede. Senza la fede non può operare. Senza la fede tutte le cose che fa Dio possono essere attribuite al caso, ma noi cristiani sappiamo che niente accade per caso. Pace bene a tutti e buona giornata.